Ciao, benvenuti su questo nuovo video e questo è un nuovo video del commento della prima serata di Sanremo. Non sono abituata a fare questi video commenti, lo sapete per chi mi segue, per chi è nuovissimo vi saluto tantissimo perché ho visto che siete in tanti, ma ci tengo a fare questo video perché ho deciso quest'anno di vedere, diciamo quasi per la prima volta, il Festival di Sanremo. Sì, perché? Perché l'anno scorso, per chi non l'avesse visto, vi metto il link qua sotto, ho vissuto l'atmosfera di Sanremo dal dentro dello spettacolo, diciamo, perché sono stata dietro le quinte, sono stata a Sanremo, sono stata con i cantanti, sono stata all'ultima serata, non perché sono impazzita, ho deciso di spendere soldi a caso, ma perché ho vinto un concorso, intanto che c'era ci sono stata. Comunque vi spiego tutto quanto in quel video se vi interessa, e adesso vi voglio commentare la puntata di Sanremo. Mi aspettavo tantissimo, perché se fino a 3 anni fa non me lo guardavo Sanremo, anzi non mi interessava neanche quando c'era, ho deciso di guardarlo perché l'anno scorso con Carlo Conti mi ha stupito, mi ha divertito, cosa che gli anni scorsi mi faceva dormire assolutamente. Quindi ho detto, se l'anno scorso mi è piaciuto, quest'anno proviamo a rivederlo. Ma andiamo direttamente al commento della serata. Allora, mi sono scritta un po' vari punti, ma non so se lo vedete, se lo notate, forse magari è fatto proprio bruttissimo. Comunque, questo è il trucco ispirato a Laura Pausini. Laura Pausini, che è stato l'ospite insieme a Elton John, però io sono fanatica di Laura Pausini, non fanatica che mi metterei a urlare come una pazza, ma la seguo da quando sono piccolissima, quindi vederla lì ospite mi sarebbe piaciuto tantissimo, davvero tantissimo, ed è stato veramente veramente bellissimo. Lo so che non devo andare a random, però sarebbe meglio andare con delle tempistiche, però Laura Pausini veramente mi ha riempito, io non l'ho ancora mai vista dal vivo e lì mi ha emozionato tantissimo, era emozionata lei e si vedeva, ma anche se avesse fatto 18 step, che per me non importa, era così, è piaciuta anche tantissimo, perché l'ho visto nei commenti dei social, l'ho visto, è piaciuta tantissimo, è emozionato, ha cantato tanto, ha cantato, ha fatto questo medley di canzoni vecchie, ha fatto anche simili che la canzone nuova, bella, bellissima. Oltretutto l'hanno messa in confronto con lei nel 93, quindi 23 anni fa, e adesso sembra molto più giovane, molto più bella. Poi ha questo trucco che ho cercato di rireplicare, diciamo, questo smoky nero molto brillantoso, molto glitterato, poi molto semplice sul viso, che veramente esaltava la sua bellezza, veramente veramente top. Laura Pausini 10.000 punti. Poi cos'altro dire? I conduttori, co-conduttori o chi per esso. Allora, Carlo Conti ci si aspettava tanto, secondo me non ha deluso, ha tenuto scena, è stato bravissimo, a me è piaciuto. A parte Carlo Conti, che diciamo che sì, magari poteva essere tra virgolette un po' in alto, perché dopo l'anno scorso è andato molto bene, ma anche quest'anno ho visto che hanno avuto ascolti altissimi. A parte Carlo Conti, ci sono stati questi due co-conduttori, che sono Gabriel Gacco, che sembra sempre più una donna, sempre sta più starifatto, oltretutto, se ve la trovo vi metto una foto con il fianco. Secondo me ricorda quel personaggio che si rifà talmente tanto che vuole assomigliare a Ken, che si è tutti gli zigomi, si è ingrandito qua, si è rifatto le labbra, il naso, tutto. Era più bello prima. Oddio, adesso non è brutto, ma si vede che è tutto di gommosa. Voi cosa ne pensate? Cioè, ha più un viso, non lo so, cioè non posso dire che sia brutto, bellissimo, però è veramente strarifatto. Adesso non mi sono informata su cosa si fosse rifatto, ma tutto, cioè il viso tutto. A parte Gabriel Garco, che non si può secondo me definire co-conduttore, sì, è stato un balletto, voi cosa ne pensate? E poi Virginia Raffaele, che mi è piaciuta tantissimo, a parte che ho un debole per lei, ma penso che veramente faccia impazzire, bellissima. E io non so se si sapesse questa cosa, ma vederla nei panni di Sabrina Perilli per tutta la serata è stato divertentissimo, e mi è piaciuta tantissimo, ironica, simpatica, sempre con la battuta ma senza mai esagerare, mi è piaciuta veramente tanto. E mi chiedo se poi nelle prossime serate, spero che farà personaggi sempre diversi, quindi non so, farà Belen magari, che è il suo cavallo di battaglia, comunque ha tanti altri personaggi, io penso che farà altri personaggi che non rireplicherà, non ce la faccio stamattina, Sabrina Perilli. Mentre la bellezza, diciamo che la donna che si è chiamata per essere la Valletta, a me non posso dire che sia brutta, ma a me non è piaciuta un granché, né esteticamente né come personaggio. Comunque, quelle sono, cioè io non mi metto a dire devo essere italiana, devo essere italiana, eccetera, però non mi è piaciuta molto, era molto più personaggio, anche forse anche molto più bella la Virginia Raffaele, forse sono di parte, ma non importa.
A parte questo, mi sono piaciuti tantissimo anche perché è un debole per loro, Aldo, Giovanni e Giacomo, io li amo, guardate, io ho visto Tre Uomini e una Gamba 18 volte al giorno, sono le battute a memoria, ma anche tutti gli altri spettacoli, hanno rifatto Yoxorofdor, Figlio di Khmer, La Tribù degli Star, eccetera, che a me fa impazzire, speravo facessero uno sketch leggermente nuovo, mai visto, ma forse con quello andavano sul sicuro, quindi mi sono piaciuti tantissimo. E cos'altro dire? Passiamo alle canzoni che me le sono sentite tutte e ho anche in mano la classifica per commentarla. Ho in mano la classifica così me la ricordo meglio e praticamente non si sono salvati, sono nella linea rossa Dear Jack, Blu Vertigo, Noemi e Irene Fornaciari. Allora, quella del Blu Vertigo proprio non mi è piaciuta per niente. Irene Fornaciari aveva un bel argomento. E sono canzoni che vanno riascoltate, nessuna di queste mi ha colpito da impazzire. A proposito dei Dear Jack, cosa devo dirvi? Io non so se, vabbè, io non sono fanatica di Dear Jack, li conoscevo, l'anno scorso li ho conosciuti e così via. Ma io vedo la canzone, vedo che cantano e dico, ma non mi sembrava che l'anno scorso ci fosse un cantante di colore. Vado a vedere le foto, ma ero proprio convinta, al che scrivo sui social, e gli dicono no, che ha cambiato il cantante e adesso il cantante che l'anno scorso cantava colore nel gruppo canta da solo, da solista, quindi boh, vabbè, robe strane. A parte questo, canzoni che mi sono piaciute sono state quelle di Enrico Ruggeri e Lorenzo Fragola. Lorenzo Fragola mi è piaciuta la voce, mi è piaciuta la canzone, ma nessuna di queste ve la so ri-replicare. Un'altra, più che canzone, ma lei ha una voce pazzesca, quindi diciamo che inizialmente l'ho proprio ascoltata con piacere, anche se, anzi, solo ascoltata senza guardare Arisa, perché Arisa ha questa voce pazzesca, ma Pippa ha la paura, perché non si spiega come faccia a vestirsi così, oppure lei non Pippa, ma Pippa la paura la stylist, perché veramente io non andrei vista così neanche al mattino all'università, neanche se sono stortissima, ma neanche a buttare la spazzatura e io ci vado in tuta, ma molto meglio la tuta, cioè si poteva presentare in tuta da corsa, cioè quello era una non polo, una maglietta trasparente di non so quale sotto, non mi interessa neanche saperlo, in cui si vedeva all'intimo, larga, con un sacco sotto, un pezzo trasparente, una roba schifosa, non so di chi fosse, voglio sapere chi è lo stylist drogato che ha fatto questa roba, cioè una roba veramente orrenda. A parte questo, delle canzoni, vi ho detto quelle che mi sono piaciute, quelle che proprio non mi sono piaciute, e invece punto interrogativo su questo Rocco Hunt. Io ho mai sentito, ho detto tutti, oh mio Dio, Rocco Hunt, chi cacchio è Rocco Hunt? Adesso non lo so, anche io, un napoletano, sarà un rapper, non sapevo chi fosse, non gli devo due lire, non è che adesso gli le do, però sentendo la canzone ho pensato, questa piaceva tantissimo ai ragazzi, piaceva tantissimo, adesso vediamo un attimo in classifica quanto è arrivato, perché non me lo ricordo. Ecco, Rocco Hunt è arrivato quarto, quindi non male, per un personaggio che io non conoscevo, ditemi se voi lo conoscevate, però una cosa c'è da dire, delle 10 canzoni che ho sentito ieri sera, per quanto quelle due mi piacessero parecchio, io mi ricordo solo questa, perché ha un ritornello, wake up, why you, wake up, voglio dire, non ascoltate come canto perché metto paura, ma a parte questo, la canzone è orecchiabile, si ricorda facilmente e questo secondo me è un grosso punto di forza, per quanto non so chi fosse lui. A parte questo, penso di avervi detto tutto quello che volevo dirvi e fatemi sapere cosa vi è piaciuto, le canzoni che vi sono piaciute, cosa non vi è piaciuto. E se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino in su, fatemi sapere se volete anche che vi commenti le altre puntate. E niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti, ciao!